Buonasera. Pensavo di non farcela stasera, invece sono qua. Vediamo un po' chi arriva. Allora, non lo so cosa ne verrà fuori oggi, perché non ho le idee chiarissime, ma adesso vediamo. Buonasera. Eccovi qua. Allora. Buonasera. Ok, io ho sempre qua il mio caffè, intanto oggi senza latte, quindi ci metterò un po' a raffreddarsi. Eccoci qui. Allora, oggi sul tavolo ho un po' di roba, adesso poi vi faccio vedere, magari non usiamo tutto, non lo so neanch'io, perché ero partita da un'idea, ma poi alla fine, come sempre, mi sono fatta, non sapendo cosa scegliere, ho preso tutto. E adesso vediamo che cosa usare, non è che possiamo usare proprio tutto. Buonasera, eccovi qua. Allora, io festeggio San Valentino con i miei gatti, innanzitutto, però visto che in negozio ho un sacco di cose con i cuoricini pronte per San Valentino, magari qualcosa faccio anch'io così, giusto per ispirazione, ovviamente. Perché a Sirius non piacciono le card. Oddio, non è neanche vero che non gli piacciono, se le mangia letteralmente, quindi sì, potrei dire che gli piacciono, diciamo che non gli fanno bene. Tai invece è assolutamente indifferente la gatta. Buonasera, eccoci qua. Allora, intanto vi aggiorno su situazione corsi. Allora, per domani abbiamo solo un paio di posti al pomeriggio. Per il corso di Marica è rimasto solo di Marica del 22 di febbraio abbiamo solo un posto al pomeriggio, il resto è tutto pieno. Per il corso di Marica del 21 di marzo invece per ora è tutto sold out. Metteremo poi il prodotto contenitore, vedremo magari se fare un video io e lei dove lo fa vedere, perché insomma è abbastanza lungo come progetto, quindi magari in un live diventa un pochino più difficile. Eccoci, buonasera. Sara, non te li ho ancora fustellati i gatti, ma lo faccio. Messaggio in codice tipo il carciofo è maturo. In ufficio dicevamo sempre così un tempo. Buonasera. Allora, io finisco di bere il mio caffè. Qui sopra ho un envelope punch board, una normale, non la 1-2-3. Ho trovato questa, e adesso mi ricordo come fare con questa, quindi continuerò a usare questa. Ho questo timbro della Concord & Knight, che mi sembrava carino per un biglietto di San Valentino neutro. Seriamente non so come, non posso ringraziarti a sufficienza. E si chiama questo set, aspettate, Seriously Thank You Set. Tra l'altro lunedì o martedì, forse martedì in realtà, arriveranno le novità di Concord & Knight. C'è questa fustella della borsina che dobbiamo assolutamente avere, una meraviglia senza mai uguali, quindi quando arriva la proviamo assolutamente. C'è questo vecchio set di puffy stickers dell'anno scorso della collezione Kissing Booth di Simple Stories. C'è questo timbro di Waffle Flower che si chiama Outline Love, che è molto carino perché in realtà abbiamo sia l'outline che lo spazio per riempirlo e tra l'altro le parti di lettere da sovrapporre a seconda del colore che vogliamo dargli per la sovrapposizione. Se vogliamo che la O sia davanti, per esempio, lo facciamo dello stesso colore della O oppure lo facciamo dello stesso colore della L, dipende. Ok, poi abbiamo la fustella francobolli. Questa ci piace tantissimo. Si chiama Nesting Postage Dies, è sempre della Waffle Flower. E ha diverse dimensioni della fustella francobollo. Questa ha dentro il supporto magnetico, infatti pesa tantissimo. Mi piacerebbe sul retro della busta che voglio fare mettere una fustellata di questa, quindi o con la scritta Love o con questo timbro qua. Adesso vediamo e poi appiccichiamo un po' di cose. Poi, non sapendo bene cosa scegliere, in realtà ho qui due cose, c'è un paio di carte. Questa qui della Love Notes, che è la 6600, da cui mi piacerebbe ricavare questa, che è perfetta da mettere dentro. Ci possiamo mettere il timbrino lì e sarebbe perfetto. Poi ho preso di una vecchia collezione della Peebles, la Be Mine di qualche anno fa, il foglio con le tessere, che è il 733030, che si chiama Valentine's. Dietro a queste tesserine meravigliose. E questa che sarà sempre della stessa collezione, questa si chiama Eclat Sprinkles ed è la 733041 con cui vorrei fare la busta spessorata. Mi sono presa le misure per fare la busta spessorata 10x15 e spessorata mezzo centimetro perché in realtà non avrò grande spessore dentro. Allora, io le buste spessorate prendo sempre le misure dal file di calcolo che ha messo a disposizione Anna L sul suo blocco. Sul suo blog, scusate, Annalisa Pogliana, il blog è Anna L. Se cercate Anna L Envelope Punch Board, vi viene fuori questa pagina del suo blog dove ci sono due fogli di calcolo per fare le buste, sia normali sia spessorate. Dovete semplicemente mettere. Farò il contenitore del progetto di Marica, sì, di quello del 21 di marzo, sì, assolutamente. Aspettate che bevo qua.
O di questo intendevi, Natasha? Non ce la posso fare. Non ho preso abbastanza caffè oggi, evidentemente, perché non sono particolarmente sveglia. Ma voi ripetetemele le cose. Adesso vi ridico anche le misure. Se intendi il prodotto contenitore delle cose che avevo sul tavolo, sì, ve lo faccio. Si chiamerà le cose sul tavolo della Clé, perché non useremo tutto questo per fare una bustina e una card. Di questo di stasera, ok, sì, dopo lo faccio, prometto. Finisco di bere il mio caffè. Uno spritz, buon San Valentino. Il mio è contento del caffè decaffeinato. Allora, vi dicevo, voglio fare una bustina spessorata 10x15 e larga 5. Allora, sul blog di Annael, che è quello a cui, come vi dicevo, mi affido ciecamente per quanto riguarda le misure delle buste, mi è venuto fuori che devo fare, devo innanzitutto avere un quadrato. Non faccio niente, Pascal è un uomo di poche pretese. Madre l'ha infilato in cantina, non so di preciso dove, quindi in realtà andrò a fargli un saluto stasera e basta. Allora, Anael dice 20,4 per 20,4, devo fare un quadrato, le buste partono sempre da un quadrato. 20,4. Ok, poi prendo la mia envelope, cerco di fare poca pressione facendo le pieghe perché comunque la carta pattern è abbastanza delicata, non trovo più la pieghetta che avevo qui, quindi ne ho preso un'altra. Devo fare la prima piega 8,1 e la seconda 8,8, quindi posiziono qua, faccio una piega, cioè una punciata, una piega e poi mi sposto 8,8 mezzo centimetro, quindi è veramente 8,8 fatto. Qua, vedete, mezzo centimetro, si vede poco, però quello che dobbiamo fare adesso è girare e allineare le righe. Quindi la prima e faccio la mia riga. La seconda, ah, devo fare anche la punciata, scusate. Dopo, così, poi facciamo la seconda riga e punciata. E ruoto sempre così. La 1, 2, 3 funziona leggermente diversamente, in maniera leggermente diversa. Io, a seconda di quella che uso, mi dimentico come funziona l'altra e quindi faccio dei gran pasticci. Adesso su questa sono sicura che il procedimento sia questo. Una volta a un corso del mattino ho fatto rifare tutto perché stavo dando le istruzioni con la envelope sbagliata. Vi dico solo questo. Qua non è venuto bene il primo. Ce la possiamo fare? No, non ho trovato, scusate, qua non ho trovato la scalanatura. Oh, eccola qua. Ok, questa è la mia busta. È sottile, ma in realtà io non farò una busta particolarmente spessorata, cioè non farò una card particolarmente spessorata, quindi non mi occorre che ci sia un grande spessore e mezzo centimetro è più che sufficiente per contenerla se anche dovessi metterci degli appiccichini. Allora, adesso pieghiamo bene. E poi arrotondiamo, devo riprendere un secondo perché dobbiamo arrotondare le punte. Ho provato in senso di fare una busta spessorata, ma allora si può fare anche senza, se ci va per me ci va una laurea in ingegneria civile, però si sentono leggende di metropolitane di persone che riescono, quindi è sicuramente possibile. Allora, la faremo così. Questo lo possiamo tagliare o lo possiamo lasciare così, in realtà io devo poi andare ad arrotondare questo e questo. Quindi riprendo un secondo la mia corda e arrotondo qua e qua. In realtà forse questo poi lo taglio, quindi non ha molto senso. Però allora devo incollare questo, è anche bellina in realtà, io la lascerei, non mi dispiace. Metto il biadesivo qui e qui. Facciamo bene le pieghe, bisognerebbe tagliare questi quadratini in realtà. Così. Io li taglio di solito. In realtà poi non si vedono particolarmente perché qui abbiamo uno spessore veramente molto piccino, però se fate uno spessore più importante chiaramente si vedono di più. Questa carta qui è della Peebles, con cui diceva bella. Con la tecnica degli origami, ma si possono fare in tanti modi. Le board, da quando sono uscite queste board della Wayland Family Keepers, ci hanno proprio un pochino cambiato il modo, no, di farle, almeno a me, nel senso che adesso mi vengono dritte. È stato un cambiamento radicale per quanto mi riguarda, dal non riuscire a riuscirci. Allora metto il biadesivo qui, che è la parte che tanto verrà coperta. Poi per chiuderla magari facciamo una fascetta.
Ma allora le board sono comode, assolutamente. Ci tolgono tanti problemi. Specie se poi dobbiamo farne tante, magari in serie, a mano la vedrei un pochino grigia, se siete un po' impedite come me. Una. E due. Il binder rosa per fare l'album di San Valentino, quello a righe rosa, l'ho ordinato, credo che mi arrivi con le nuove cose di Simple Stories, perché oggi è arrivato il reintegro delle cose di San Valentino, della collezione My Valentine, però quel binder lì, anche se li avevo ordinati, non li hanno ancora mandati perché penso siano ancora in coming soon. Mi dimentico di arrotondare, anche a me ogni tanto capita, però si può fare anche col corner puncher. Allora, questa qui è la nostra bustina, 10x15. Facciamo una prova con questa che è la carta della Love Notes. Questa qui dovrebbe starci dentro perfettamente. Poi per chiuderla, appunto, magari facciamo una fascetta. Cerchiamo di tagliare questa qui rovinando il meno possibile. Vabbè, possiamo tagliare tutta la. No, vabbè, non fate così perché ho tagliato tutta questa. Non sono uguali di dimensione e quindi ho tagliato tutta questa fascia qua che in realtà non volevo tagliare, ma mi sono distratta. E vabbè. Poi. Così, e questo lo possiamo togliere. Vediamo se ci sta. Ci sta. Ci sta perfettamente. Forse potrei rifilare un millimetrino di qua e un millimetrino di là, perché l'ho fatta giusta giusta 10-15. Ok, così. Perfetto. Qui dietro potremmo lasciare questo bellissimo sfondo, attaccare un backing, quindi con un'altra carta che potrebbe essere il retro di questa qui, che è quella che abbiamo usato per la nostra busta, potrebbe essere un'altra. Adesso vediamo un secondo come proseguire. Intanto dici il blush, quello craft, quello credo che anche quello lì però sia in rientro con le altre cose, perché non me ne hanno, mi hanno mandato solo quelli Tial oggi di album, così. Difficoltà con l'envelope come tanti, però in realtà ci sono tantissimi tutorial. Io preferisco guardare i video perché mi raccapezzo meglio. Ciò non toglie che, come dicevo prima, ho fatto rifare ad un corso tutta la tutto il corso di, a, a, a tutti quelli del corso del mattino ho fatto rifare la busta perché avevo dato le indicazioni sbagliate, ma chi viene ai miei corsi del mattino lo sa che sono delle cavie. Allora, qui sul retro mi piacerebbe fustellare uno dei francobolli. Tiriamo fuori da qua. Io tirerei fuori tutto il nostro blocchetto. Quasi tutto. Tiriamo fuori solo questo. Solo il foglio magnetico, Pleia. Ce la facciamo? No. Vorrei non rompere il sacchetto, ma la vedo difficilissima. Allora, queste qui sono le fustelle a mo' di francobollo, sono meravigliose. Vediamo, io avevo l'idea di mettere qui fuori tipo questa. Incasinarle tutte in 3 secondi è un talento, eh? Cioè, non provate a rifarlo perché tanto solo io. Ok. Questa qui è la seconda e direi che ci potrebbe stare bene. Vediamo se il timbro della Concord sta qui dentro. Però c'è da dire che a questo punto il timbro sarebbe dal lato sbagliato, mentre se lo timbro qui è dal lato giusto. Quindi questo lo timbriamo qui sopra, perché altrimenti è storto. Adesso mi avete attaccato questa roba. Qui potremmo vedere se ci sta il timbro Love, questo qui. Oppure potremmo usare il francobollo più grande, che è però veramente tanto grande. Vediamo un secondo, proviamo a timbrare la nostra scritta Love su un bianco, così lo timbriamo, lo proviamo a colorare e vediamo come viene. E poi vediamo quale di queste fustelle eventualmente usare e se usarla, perché magari poi in realtà decidiamo che non usiamo quello, usiamo una di queste tesserine che sono tanto belline. Sono praticamente di orizzontali, ci sono solo questi due, ma vabbè, potrebbero andare bene, why not? Allora, prendiamo un pezzetto di carta bianca. Io ho qui questa che è un avanzo di ieri. Questa ci sta. Quella più grande al filo, sì, quindi possiamo usarla. Forse mi conviene prima fustellare e poi fare il mio lavoro di timbrata, perché altrimenti è un peccato perché non ci sta per pochissimo. Quindi dobbiamo per forza usare questa. Fustello questa. Vado sotto perché ho la big per terra.
perché ho un tavolo enorme, ma sì. Questo è il risultato della fustellata ed è bellissimo, guardate come contrasta. Qui poi facciamo una fascetta con una carta un pochino più chiara che servirà anche a chiudere la nostra busta. Poi la fascetta, possiamo anche in realtà mettere un puntino di mettiamo un velcro qua, così non dobbiamo fare pasticci. Allora, proviamo a timbrare. Intanto rimettiamo la fustella sul suo tappetino magnetico, così non la perdo. Mi sento più tranquilla. Allora, partiamo dall'outline. Adesivo, qui c'è tutta l'area del macello, perché poi ci sono le americane che hanno questi tavoli assolutamente ordinatissimi, quindi dici, come se puede. Io devo fare una tag grossa come un francobollo, sporco in modo simile. Allora, prendiamo questa e mettiamo qui e questo qui e usiamo l'outline. Che mettiamo al centro, poi magari ci mettiamo qualche appiccichino, perché abbiamo comunque gli stickers della Simple Stories da utilizzare. Vediamo un po' come funziona questo timbro qui della Waffle Flower, che l'ho guardato fin dall'inizio, ma ovviamente poi non sono mai riuscita ad utilizzarlo, ma vabbè. Allora, poi magari se lo inchiostro tutto riusciamo. Ok, devo avere la calamita. Ah, ok, questo non era un piano. Ok, perfetto. Ritimbro ancora un secondo lì verso la L, perché ne manca un pezzettino. Perfetto. Ok, vediamo solo un secondo il timbro. Ok. E via. Adesso dobbiamo scegliere il colore della scritta interna. Allora, visto che ho preso le decorazioni della Simple Stories, che adesso le riprendiamo, hanno dei toni di rosso e di rosa, potremmo scegliere se usare sempre il rosso, ma magari dato che c'è la copertina è un po' forte, o utilizzare un rosa. Intanto iniziamo, vediamo se sono tutte staccate, quindi si potrebbe fare anche alternato. Vedete quello che vi dicevo prima, qui c'è la L che timbriamo da sola. Quando usiamo la O, vedete, questo è il pezzo. Dunque, questo è un pezzo solo, fatemi vedere. No, allora forse non avevo capito. Ah no, infatti guardate, questo qui che pezzo è esattamente? No, come lo abbiamo collocato questo qui? Allora, esattamente così. No, ok, quindi bisogna farlo di un colore solo, Clelia. Una lettera alla volta. Questo potremmo farlo a contrasto. Allora, prendiamo dei rosa, per dire. Vediamo che cosa ho qui a disposizione. Apriamo. Ho un sacco di Catherine Zuller qui. Ma, guardate, prendo un archival rosa e inizio a fare la L. Poi decido, però per fare, ma no, lasciamolo qua, che lo faccio con lo stamping tool, preferisco. Allora, L. Voi potete usare gli Oxide, potete usare i Tailored, sono bellissime. Forse della Tailored c'è un rosa che si matcha perfettamente. Fatemi vedere, me lo ricordavo. Ma forse non ce l'ho più. È tipo un pink champagne che si matcha perfettamente. Oppure c'è anche il raspberry sorbet. Non è lo stesso rosa, no? Forse va meglio lui. Sì, usiamo lui, secondo me. E alla fine è quello. Forse no. Abbiamo di Gina Kay questo. Usiamo questo. Questo è l'Innocent Pink. Cioè, possiamo fare, voi dite, potevi preparare prima, certo, ma non avevo deciso che cosa fare. Quindi
Lettera L. Il timbro è nuovo, quindi se quando vedo la timbrata mi sembra un po' bollosa, devo solo passarci sopra la gomma. Esattamente questo effetto qui. Ma guardate, si può fare anche semplicemente così sulla mano. Con la gomma viene meglio. Io adesso solo questa. Toglie quel residuo oleoso che è il residuo di produzione dei timbri ed è normale che ci sia, però fa sì che l'inchiostro venga respinto, ovviamente, perché è oleoso. Ma noi ci ritimbriamo sopra. E che problema c'è? Vedete? Molto più pieno. Allora, noi vogliamo fare poi la O, la V e la E. Allora, il colore della O sarà lo stesso della... Non ho molto ben capito, io la faccio tutta rosa. Onde evitare di fare pasticci. Che dite? Poi decidiamo se si può fare in due colori, perché non sono bravissima con la pianificazione così. Allora, passiamo la gomma. In realtà Gina Kay ci diceva, no, anzi al Tenucci lo diceva al corso, che basta anche passarseli sul vestito, quando sono puliti chiaramente, e si ha questo stesso effetto, per cui si raschia via, si toglie il residuo oleoso di produzione. Ok, ok, poi la V, che a questo punto la V potrei farla rossa. Ce l'ho il Cherry Popsy. Allora, proviamo sul vestito, è pulito, cioè il timbro è pulito, anche il vestito è pulito, però vediamo se l'effetto è lo stesso. Magari non ci rimangono i residui della gomma, che ogni tanto comunque rimangono. Proviamo col rosso, il Cherry Pop. Doodlebug, scusatemi, Doodlebug cosa? Così, perfetto. Puliamo un secondo. Gli inchiostri della Tailored marchiano, però poi si timbra tranquillamente in qualsiasi altro colore, quindi non temete. Il progetto, in realtà ho fatto l'albumino e non credo che riuscirò a fare nient'altro con la collezione Love Note, perché credo in settimana di mettervi in preordine le due nuove collezioni, che sono una Party Girl e Party Boy, mi sembra, e poi più avanti arriverà penso quella di Pasqua. Adesso non hanno dato il catalogo solo fino a un certo punto. Anche questo Clelia va pulito prima. Mi servirebbero giornate da 82 ore per fare tutto quello che vorrei fare, purtroppo. Ok. E inchiostriamo. Again. Questo non l'ho proprio pulito benissimo. Ok, adesso il colore si deposita, anche quello di Gina Kay, guardate. Gli inchiostri di Gina Kay, secondo me, sono tra i migliori in assoluto per ora, quindi attendo che qualcuno mi sorprenda ulteriormente. Il pezzo qui, l'ho tirato fuori prima, eccolo qua. Allora, oserei dire che andrebbe... Ah, vedete, io ho fatto la V rosa. Allora, guardate. Facciamo tutto rosa, guardate come viene. Sulla maglia, rifacciamo. Che questi non li avevo puliti. Ok, aspettate che li allineo non guardando il telefono, perché... Ok. Sì, mamma mia, Nicole, mi servirebbero giornate eterne. Perché poi non è che dici idee, non ne ho, ne avrei. È che a un certo punto bisogna anche dormire qualche ora. Il corpo mi dice che non possiamo fare diversamente. Che lui ha deciso così. Ok. E questo è a posto. C'è anche la fustella che vi ritaglia questo. E poi in questo timbro ci sono tutta una serie di piccoli prompts. Love you to beats, love you always, for me and the kids, love always wins. Magari uno di questi lo mettiamo, love always wins, che mi piace molto, l'amore vince sempre. Mi piacerebbe pensarlo almeno. Ok.
Poi magari se non lo mettiamo esattamente dove la calamita prende sul bordo è meglio. E venerdì sono un po' provata dalla settimana. È stata una settimana lunga. Love always wins. Ok, l'amore vince sempre. Ok, e questo lo mettiamo qui. E il set di timbri, prima che io faccia pasticci, lo mettiamo qua. Allora, questo qui io lo vedrei spessorato qui dietro. Ho fatto una macchia, quindi adesso lo copriremo assolutamente con i nostri decori della Simple Stories. Guardate, ne abbiamo tanti. Abbiamo ben 2 foglietti. Adesso decidiamo con che cosa coprire quello scempio lì, un cuoricino magari. Allora, questo magari lo andiamo a spessorare. Non ho deciso se mettere una fascetta lì, sarebbe carino e potrei ritagliare la fascetta di cuoricini che ci sono qui sulla stessa carta. Usiamola per una bella frase, sono d'accordo, Lida, ma sì. Basta crederci, no? Allora, ne tagliamo una striscetta di 15. Oh, mamma mia, ma siete tutte aride e ciniche, tutte non è vero come me. Formiamo un club. Allora, dicevo, 15 centimetri perché è la larghezza della mia bustina e la userò come decoro. Non vi dico che cosa c'è su questo tavolo. Ok, vedete, la mettiamo qui e questa lo spessoriamo così e subito cambia tanto. Questa la incolliamo, mettiamo un briciolino di spessorato. Ok. Ciao. Sono qui sul tavolo. Ok. Sono pacchi da 50, quindi dovete solo contare. Ah, ok, boh, facile. È facile, sì. Voilà. Questo. Adesso qui mettiamo un po' di spessorato per tenerla su, perché è più bella che sia un po' più in rilievo. Eccolo qui, il mio rotolone che è diventato un rotolino. Mettiamo una striscetta qui, una striscetta qui, e quello che avanza facciamo la terza fila qua. Io in realtà non sempre le uso le cimose, ma quando sono carine, se posso, le infilo nel progetto, sì. Metto anche un po' di colla. Vedete come si è depositato l'inchiostro, è diventato perfettamente uniforme. I tamponi di Gnaché sono ottimi da questo punto di vista. Ok. Ok, allora, cosa ci mettiamo? Iniziamo ad appiccicare qualcosa, perché lì devo coprire quella robina lì. Potrebbe essere un cuoricino, molto semplicemente, perché è un posticino piccolo. Lo mettiamo lì e ne mettiamo un altro qua. Così un pochino bilancia, no? Poi, vorremmo mica non metterne nessun altro. Guardate questo ticket in rilievo. Love always. Cioè, una meravigliositudine. Lo mettiamo qua. No, perché l'anno scorso non ho fatto niente con questa collezione? Ah, perché sono arida e cinica. Sono una di quelle che dice che l'amore non vince sempre. Tutto a posto. Allora, giriamo. E questo è il retro della mia busta. Posso decidere di mettere l'altro pezzetto di cimosa qui e decorare. Tanto ce l'ho qui nella... Voilà, vedete? Ok, io la incollo e poi taglio. E magari mettiamo delle frecce, sì. Adesso incolliamo questo. Ah, ci sta suonando il telefono. Scusate, ma mia madre è alla cassa e mi toccherà rispondere. Un secondo. Pronto? No, pronto. No, pronti, è stato facile. Tac. Ok, allora, e abbiamo la nostra bustina. Qui io metterei un pezzettino di velcro. Ormai è tardi, non l'ho messo, ma in realtà avrei potuto. Che scema. Ormai l'ho attaccata, se no avrei potuto farla incastrare qui sotto. Vedete che uno non, io non ho belle idee. No, ormai non riesco più a staccarla perché ho usato il biadesivo, non lo uso mai. Vabbè, adesso troviamo un altro modo poi per chiuderla.
Ah, mettiamo un pezzetto di velcro. Allora, qui sopra cosa mettiamo? Allora, a me piacciono tantissimo questi ticket in rilievo qui, quindi sicuramente un Soulmates lo metterei qua. Ok, poi Kiss Me, Be Mine, sì, mio qua, dai, sì, è bellissimo. Qua, e magari una freccina. Una calamita, è troppo debole questa carta per reggere una calamita, secondo me, sai? Secondo me sì, perché è sottile, una carta patterned, quindi secondo me non la regge. E poi cosa possiamo? Io adorerei i cupcake, ma mettiamoli due appiccichini con calma. Adesso vediamo che cosa metterci dentro. Allora, riprendendo l'idea originale e vediamo se la manteniamo, vorrei mettere dentro questa. Potremmo mettere anche uno sticker per fermare la busta, però in realtà poi lo sticker si fa sopra e sotto. Ho finito la cimosa. Potrei usare questa, ma i colori sono diversi. Non ci ho pensato. Ci ho pensato dopo, quando ormai era incollata, e quindi o usiamo un pezzo di questa, che potrei anche farlo, Adesso me la studio. Fatemi decorare questa, che intanto, per non regalare la busta, esatto. Esattamente, perché io faccio le card ma non le regalo. Ok, allora vorrei timbrare qui sopra il timbro della Concord & Knight. Allora, tiriamolo un attimo fuori, poi lo decoriamo un pochino. E magari sul retro qui mettiamo, o facciamo un pannellino di una card proprio a filo filo per poterla infilare qui dentro, e all'interno della card mettiamo degli altri appiccichini, che sarebbe comunque un'idea molto carina, o lo lasciamo così. Adesso iniziamo a timbrare questo, che mi sembra già... Dimmi. Adesso lo riavvio. Tre volte abbiamo... E non lo riavvio. Okay. Scusate, abbiamo un problema col banco, ma ti arrivo subito. Adesso lo riaccendo, però bisogna riavviarlo quando si riaccende. Abbiate fede, adesso arrivo. Se non si riaccende più. Forse devi andare anche nuovo il corrente. Arrivo subito. Mi abbandonate da sole. Allora, problema di Simple Stories, intanto che dice quel timbro? Il timbro, scusate, dice I seriously can't thank you enough. Seriamente non so, non riesco, non posso ringraziarti a sufficienza. Mi sembra un bel pensiero per un San Valentino non necessariamente da innamorati, visto che io lo faccio per i miei gatti. Però mi piaceva tanto questo timbro. La Concord & Knight fa una serie di timbri di questa dimensione che sono perfetti. Fanno tutto da soli e li ho sempre usati poco. Adesso che arriva la nuova release, volevo essere preparata. Allora, qui timbriamo in nero, quindi con il nostro solito VersaFine. Questa calamita qua è un po' più spessa e non gli piace. Facciamo così.
qui bisognerà fare attenzione se devo timbrare una seconda volta. Si è sabotato. Ma è un po' che mi dà problemi e sto inseguendo la banca per farmelo sostituire. So essere abbastanza stancante, quindi ce la faremo. Ok, timbrata, perfetta. Primo colpo, per fortuna. Ok, puliamo un secondo lì. Ok, e lo rimettiamo qua. Lo rimettiamo qui. Così, così non lo perdiamo. Eccola qua la sua plastichina. E qui ci sono... L'ho messo al contrario. Sì, scusate. Si è sabotato da solo. Ok, qui c'è ancora un Sirius lì e ci sono una stellina, un cuoricino e la fascetta che fa come se stesse brillando. Adesso non so come si chiama in italiano, neanche in inglese a dire il vero, però è molto carino. Ok, qui possiamo decidere di abbellirlo come vogliamo. Io farei però una base di sustegno. O la possiamo fare bianca e poi quindi sfruttare la decorazione interna con queste carte. Io ho qui delle dei cartoncini extra wide di Tommaso, facciamo una prova facendolo bianco. Adesso allontaniamo la platform che tanto adesso non mi serve. Prendiamo la tavolina e tagliamo quindi che si apra così 10x20. Devo sempre fare proprio la prova pratica perché no, era 15x20 perché non so neanche contare. Lo tagliamo di qua. Sì, potete mandare al negozio in tante, mi mandate regali, pensieri, sono sempre molto molto graditi. Direttamente al... scusate, stavo misurando e mi richiede una certa concentrazione. Sono sempre molto molto graditi, me ne mandate sempre tanti, quindi io sono sempre molto contenta. Voilà, e questa è la mia base, che è già ovviamente piuttosto sostenuta con quel cartoncino di Tommaso bello spesso. Quindi se io ci attacco sopra lei, tac, è a filo, completamente a filo, quasi a filo. Ah, giusto, perché l'avevo rifilata, la memoria a breve termine che non esiste. Quindi togliamo da qui circa 3 mm. Ok, perfetta, va bene, la incolliamo. Andiamo di colla, passiamo anche un pochino, dato che ce l'ho qui nei paraggi, cioè, non è vero, l'ho persa, la pieghetta, vabbè, era qui, non importa, ma è qui da qualche parte, madre, non lo so dove, non importa, incollo. Sì, quello del negozio, che è Viale Partigiani, il negozio della mamma di Cle, Viale Partigiani d'Italia 97, Rivoli, 10098. Ormai porta lettera, entra e dice: questo è il negozio della mamma? Sì. Non si rassegnano al nome, un po' strano. Ok, il dorso delle forbici, però queste sono morbide, quindi in realtà mi danno poca presa, ma non importa, va bene così. Allora, qui possiamo mettere i nostri appiccichini meravigliosi. Quindi potrebbe esserci il Love innanzitutto. Questi, i pappi sono stupendi. Magari poi se li mettessi dritti. Vabbè, quello sta così. Voilà. Poi lì ci possiamo mettere che cosa? Allora, un cuoricino qui ci sta sempre benissimo. E la bustina. Vogliamo metterci una frecciolina? È molto che mi appiccichi, esatto, mi avete perso ormai. Allora guardiamo l'interno prima di perdermi definitivamente. Allora, sull'interno possiamo giocare con i residui di carta che abbiamo. Abbiamo questa, che potremmo in realtà anche pensare di decorare completamente, oppure di lasciare bianca. C'è anche da dire che abbiamo aperto questa qui, delle tessere, in cui c'è questa bellissima, c'è questa che è molto bella, che io sfrutterei. Mi ritaglierei tutta questa, adesso lo faccio e vediamo come ci sta.
se ci piace. Alla fine la carta delle tessere della Peebles non la sto usando, ma non importa. Poi nel prodotto contenitore vi metto tutto, adesso vedo come gestirlo perché non sapevo veramente come farlo e quindi mi sono presa 2000 cose. Quando nel dubbio prendi tutto, non è che si debba per forza scegliere. Ok, è così. Questo potremmo addirittura spessorarlo, magari no, perché poi la card è piatta, quindi non sta bene, però potremmo mettere questo e usare gli appiccichini. Guardate, ci sta benissimo. Possiamo metterci un kissing. Sirius non mi vuole mai baciare. Quando provo a baciarlo si lamenta continuamente. Sti gatti maltrattati. Questo. E di qua potremmo anche addirittura pensare di fare una timbrata. Vediamo sul timbro Love se c'è qualcos'altro che possiamo recuperare. Magari qualche prompt che ci piace particolarmente. From me and the kids. Love always win. Two bits and kisses. Love you always. No, sai, bisognerebbe ritimbrare il Love, quindi non lo farei. Metterei degli appiccichini. Molto semplicemente creerei qui qualcosa di decorativo, o potremmo anche in realtà usare, no, potremmo usare questa, o potremmo usare un rimasuglio di questa. Ci stanno bene tutti insieme, in realtà questa qui mi piace di più forse, che dite? Che poi se sopra ci voglio mettere questi ci stanno bene. La tagliamo a 15 centimetri. Con gli estranei una bella... Ma allora, Sirius ha paura, tanta paura, quindi in realtà degli estranei tende a scappare. Tai era un pochino più socievole, ma adesso è vecchia, e quindi non ha proprio tanta voglia di socializzare. Così. Sarebbe carino se spessorassimo questo, che è sempre di questa carta. Beh, però spessorato no. Mettiamo la colla. Facciamo così, guardate. Più o meno il centro della nostra card. Ah beh sì, non importa. Vedete? Due versi diversi. C'è chi si sentirà male per questa cosa. Spero di non aver urtato troppo gli animi. Non importa. Non ci ho pensato. Confesso. E qui ci metterei questo Hug and Kisses. O qui sotto il cuore. La Lucchina poi si soffia, fa la coda enorme, sì. Voilà. Se volessimo proprio... Ah, guardate, qua è da rifilare un briciolo e lo facciamo subito. Anzi, lo facciamo con le forbici perché con la taglierina è un pasticcio. Ok. Qui dietro... Si potrebbe anche pensare di rifilarla in maniera un po' più dritta, ma non importa. Qui dietro possiamo aggiungere ancora qualcuno di questi favolosi appiccichini che abbiamo qui. Why not? Che potrebbe essere So in Love, Kiss Me. Potrebbe essere un Kiss Me. Dai, mettiamo questo che mi piace da morire. Anche questo è molto carino, anche il lollipop. Però vabbè, dai, facciamo una cosa un pochino più classica, mettiamo il fiorellino e un cuore. E un heart, poi basta, duro. Finito. Ok, questa è la mia card da mettere dentro la mia bustina. Ok, mi rimane solo il problema della chiusura. Posso fare, come dicevo prima, con un effetto tipo cintura e lo fermiamo con due cuoricini. E a questo punto però la carta che utilizziamo potrebbe essere questa, che così è in tono. La cimosa è alta circa un centimetro, quindi ne tagliamo una striscetta. Vediamo se riesco a centrare. Vediamo. Più o meno...
così rimane un filino di bianco, potremmo fermarla così, fare un pochino. Allora, in maniera assolutamente agricola, avrei dovuto mettere il fermacampione prima di chiudere la busta. Perché le cose furbe si fanno in un altro modo, si pianificano prima e non come faccio io. Io gioco e sono ben felice di giocare così, deve essere divertente questa parte anche per me, perché altrimenti facciamo così, leggermente panciuta. E lì sopra, questo qui, questi due bordi dove adesso ho i diti, con la cera lacca, no, la cera lacca no. Poi la cera lacca non la apri facilmente, eh? No. Allora, vediamo due cuoricini per coprire questo. Uno qui e qui. E abbiamo una chiusura. È carina, sì. Sto cercando altri appiccichini. Sweet love always wins. Non potete non farmelo mettere. Alessia, su. Pieno di cuoricini bellissimi. Vediamo cos'altro posso mettere. No, vabbè, dai, basta. Basta, basta, giuro. Allora, mettiamo via e vi faccio rivedere. L'ho fatto apposta per mettervi più certo, sgamata subito così. Vabbè. Allora, adesso nel tempo che rimane da qui alle 7:30 vi faccio il prodotto contenitore. Domani abbiamo corsi, abbiamo il make and take tutto il giorno, quindi in realtà ordini che arrivano domani, messaggi di domani non riuscirò a leggerli, molto probabilmente. Ah, è ritornata la pieghetta, eccola qua. Molto probabilmente li leggerò poi lunedì, perché domenica siamo chiusi, farò il live domenica mattina per farvi rivedere il progetto del make and take di domani, che è questo. Adesso lo faccio rivedere, magari lo facciamo o con questi stessi colori o con un altro colore, adesso lo vediamo. Ho fatto uno con 12 fa clean and simple, Alessia, si vede che abbiamo capito il concetto al primo colpo, noi brave. Allora, ho usato una serie di cose per fare una bustina. Sono andata a pescare una serie di cose a caso, ho preso delle cose che mi piacevano, non sapevo di preciso che tipo di progetto sarebbe venuto fuori, sapevo che volevo fare una bustina spessorata. Vi dico che, vi ripeto, che io uso sempre come foglio di calcolo il foglio di calcolo che c'è sul blog di Anna L. Se cercate Anna L, Envelope Punch Board, viene fuori questa pagina con questo foglio di calcolo utilissimo, per me è assolutamente prezioso. E ho fatto una bustina che è 10x15 e 0,5 di spessore, quindi è proprio piccina piccina, e dentro ci ho messo una card, ho ritagliato questa card dalla carta pattern della Doodlebug e l'ho mescolata con gli appiccichini della Simple Stories. Questa è la fustella francobollo della Waffle Flower, che non vedevo l'ora di aprirmi, meravigliosa. Devo anche provare sempre i francobolli di moda scrap, prima o poi ce la farò a provare tutto quello che ho in mente. Timbro Love di moda scrap, timbro di Concord and Nine, appiccichini della Simple Stories dello scorso anno. Messo insieme collezioni diverse, cose diverse, però tutto sommato il risultato è comunque carino. Ci vediamo domenica mattina con il live. Io ancora di stasera e domani mattina prima del corso do un'occhiata agli ordini e magari anche domani sera ce la faccio prima di chiudere. Non vi preoccupate se non mi sentite, non vi preoccupate se non mi sentite domani mattina, se non mi sentite fino a lunedì, perché magari qualche ordine mi rimane indietro e lo finirò poi lunedì mattina. Lunedì arriveranno. Cosa arriva? Arriva il Tenue con questo timbro meraviglioso, con cui assolutamente dobbiamo fare un live e vedere quante cose si riescono a fare, quanti stili di card si riescono a fare, perché ci hanno fatto vedere una serie di interpretazioni che ho trovato assolutamente geniali. E quindi mi piacerebbe provare a riproporne qualcuna e vedere di pasticciare. Secondo me, anche per fare uno sfondo di un layout è fantastico. Metteremo la prossima settimana i preordini per la Doodlebug. Apriremo i preordini anche per i nuovi watercolor dell'Altenew, quelli professional. Intanto ho ordinato quelli metallici, quindi proveremo anche quelli e vediamo come sono. Cos'altro deve arrivare? Non me lo ricordo più. Però ci sono delle altre cose che devono arrivare che adesso mi sfuggono, ma sapete che la mia memoria a breve termine praticamente non esiste, altro che pesci rossi. Tutto qui per ora. Ci risentiamo domenica mattina con il live in pigiama.
E poi dalla settimana prossima per gli altri video. Questa settimana è andata anche abbastanza bene, sono riuscita ad andare live quasi tutti i giorni. Vediamo come va la prossima settimana. Quando ci sono tanti arrivi è più complicato, perché ovviamente passo la maggior parte del tempo a spacchettare. Ciao Antonella, buonasera, ciao Stefania. Fatto progetto semplicissimo, bustina spessorata con un sacco di riaggiustamenti, perché ovviamente le idee intelligenti mi vengono dopo. Se doveste rifarla, usate la cimosa come chiusura, non fate questo pasticcio che ho fatto io per chiuderlo forzatamente dopo, così. Però ovviamente così sì, viene coperto anche il cuoricino, ma noi ce ne mettiamo un altro di cuoricino, visto che abbiamo coperto quello. Guardate, un altro appiccichino, come farmi felice. Tac. Ok, buona serata, buon weekend, ma noi ci vediamo domenica mattina. Ciao ciao!